che abbiamo approvato lo scorso Consiglio regionale una norma attraverso un emendamento da me sottoscritto che in qualche modo esonera il pagamento delle tasse universitarie da parte dei detenuti, perché se da un lato è giusto scontare le pene all'interno del carcere, dall'altro è giusto dare una possibilità, e la cultura e l'istruzione sono quelle, è il primo gradino che possa, diciamo, riabilitare le persone all'interno della società una volta che saranno scontate le proprie pene. In Regione Abruzzo, grazie al rapporto virtuoso con il dottor Cifaldi, garante dei detenuti, è prima in Italia in questo ambito. Altre regioni sicuramente seguiranno il nostro esempio, e di fatto stiamo andando avanti in un carcere che non sia solo punitivo, ma che dia anche la possibilità di un riscatto sociale alla fine di un percorso di riabilitazione. Tecnicamente Regione Abruzzo non farà pagare le tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di laurea sui detenuti negli 8 istituti di pena che noi abbiamo sul territorio regionale. Quindi crediamo che queste siano politiche attive e virtuose per il recupero, e la cultura e l'istruzione sono il primo gradino in qualche modo per riacquisire una socialità e un riscatto sociale. Noi abbiamo all'interno della CRUI, che è la conferenza dei rettori italiani, quindi tutte le università hanno all'interno un CNUP, che è un centro di educazione per la popolazione penitenziaria. All'interno di questo abbiamo una serie di attività che si fanno, proprio di formazione. Io, tra le varie attività che voglio portare avanti, è anche creare un polo didattico dentro il carcere di Pescara. Questo perché? Perché voglio portare tutti i ristretti che hanno intenzione di rimettersi in discussione e costruire un percorso formativo universitario in un unico distretto penitenziario, cioè a Pescara. Perché? Perché così possiamo dare biblioteche, servizi e possiamo concentrarli. Attualmente sono dislocati in vari istituti, a Teramo, a Sulmona, a Lanciano, a Pescara, a Chieti. Questo chiaramente mi crea fatica per dare servizi a tutti quanti che sono iscritti. Abbiamo molti iscritti per fortuna e molti stanno scrivendo. Noi come eroghiamo la formazione? Voi sapete che siamo in una situazione molto complessa. DAD, quindi tutti i nostri studenti italiani e regionali sono costretti a seguire a distanza. Ma noi cosa abbiamo fatto? E sento che non possono fare in modo sincrono la didattica, abbiamo creato le condizioni di fare asincrono, nel senso che scarichiamo su pennette drive le lezioni dei docenti e poi le distribuiamo con del materiale, con le sinossi agli stretti. Noi dobbiamo pensare che le persone che sono dentro il carcere hanno sì commesso una pena, però non per questo non possiamo come società civile abbandonarli, e soprattutto falliamo come società se non creiamo le condizioni di un reinserimento concreto, valido nel mondo del lavoro e della società.